Redazione, ma una bella sorpresa per tutti gli ascoltatori, c'è con noi Marco Giuliani. Marco, buongiorno. Ciao, che figo, sto bello. È tantissima roba questo pezzo, devo dire, sì. Allora, io devo dire, devo confessare, parlare di Roma con Marco ogni volta è liberatorio e illuminante, e non c'è nessun'altra persona in questa città con la quale mi trovo meglio a parlare proprio della squadra, quindi... Io chiedo a te subito un riassunto delle puntate precedenti, quindi di come hai vissuto, siamo al 25 giugno, a un mese domani dal 26 maggio, quindi come hai vissuto l'anno scorso, con che stato d'animo t'approcci al nuovo, e poi vado con altre domande più tardi, ma prima insomma. Vabbè, quindi questa roba noiosa, insomma. Come sta il tifoso che è in tenta? Ma così, ma il tifoso che è in me, fondamentalmente, allora premetto che il tifoso che è in me ama la Roma a prescindere, va bene? E questo qua è per quello, infatti, che dicevo prima. Per questo, chiaramente, poi la delusione mi pervade, insomma, cioè è chiaro che è stato un brutto, anzi, brutti proprio gli ultimi anni, insomma gli ultimi 2-3 anni, abbastanza così avari di soddisfazioni. Infatti ormai il logo della Roma, ho visto, l'hanno cambiato, dovevano dire AS Roma ma in a gioia. Secondo me però dovevano proprio specificarlo, includerlo nel nuovo logo, nel brand, in a gioia. Nel brand, sì sì, beh, perché effettivamente poi ci riflettevo proprio in questi giorni, che è un po' nel nostro, purtroppo, nel nostro DNA, e qualcuno dirà che è anche forse il bello di noi questa cosa, però è vero, un po' sto romanticismo, sto fatto che per vivere dobbiamo comunque subire botte, calci. Sì, però ecco, io a proposito di questo vorrei dire basta, cioè, insomma basta, io... perché poi questa cosa mi rendo conto che influenza anche la mia vita. La mia vita, proprio quella di Marco Giuliani, che va al di là del tipo per la Roma, no? Cioè, comunque, poi... cioè, diciamo, anche l'attore potrebbe risentirne, e quindi diciamo basta per il fatto, appunto, anche per le prestazioni professionali. Assolutamente, assolutamente. Cioè, infatti, quello che a me sconvolge poi è che cioè, la Roma, quindi cioè, i giocatori della Roma, fondamentalmente, quelli che vanno in campo, hanno il potere di fare questo, cioè di rendere la tua vita migliore. E parliamo di milioni di persone, insomma, perché i tifosi della Roma sono tanti, e quindi non... cioè, non mi spiego come molti di loro possono prendere con leggerezza, diciamo, questa... Mi sa che in parte hai già risposto, ma cosa che è molto importante. Le responsabilità, secondo te, allora, noi abbiamo spesso parlato di 33, quindi società, allenatore, giocatori... No, le mie percentuali non sono così. Non sono così. Come sono le tue percentuali, invece? Società. Ieri ha parlato Pallotta, dice vi porto in alto, io faccio business, il nostro brand... Adesso senza fare i numeri, perché non è il mio, in matematica è sempre stato abbastanza scarso. Il totale potrebbe non fare 100. Okay. Cioè, ecco, così quello che penso, così brevemente, cioè che comunque quelli che hanno meno responsabilità, secondo me, sono gli allenatori. Meno responsabilità? Tutti gli allenatori. Tutti gli allenatori. Meno responsabilità, proprio. Chiaramente... secondo me, società e giocatori potevano avere approcci sicuramente diversi. Anche se c'è chi dice, giustamente, io sono tra questi, dal punto di vista della società, in alto, i soldi l'hanno messi, perché se tu I vai... Soldi l'hanno messi. No, ma i soldi non è un discorso di soldi, perché poi, insomma, sono andate meglio di noi squadre che hanno speso molto meno, sì, obiettivamente. Certo. Per cui non è quello, è discorso più... di idee, dice, di progetto, mamma mia sta parola poi. Sì, insomma, un po' insomma, stato confusionale, poca chiarezza nelle decisioni, nei modi di operare, insomma. Io adesso, cioè, sicuramente diranno ma che cazzo dici, però è la tua. Zeman a me è rimasta qua, insomma, non... Ma mica sei solo,
cioè non si tratta. Senti di meno solo di quanto ti senti, E non si tratta così una persona come Zeman, che poi alla fine non aveva tutti i torti, insomma, perché no, visto... è vero che Goicea ha fatto delle papere allucinanti ed è incredibile che il destino di Zeman l'abbia deciso Goicea, porca miseria, cioè questo qua è veramente inaccettabile, è pazzesco, è veramente incredibile se ci pensi. Sì. E... detto questo, cioè i giocatori che lui aveva in qualche modo indicato come accantonato, comunque effettivamente a prescindere da Zeman, a prescindere dal minutaggio, a prescindere comunque hanno obiettivamente deluso, sì. O anche magari lui aveva solamente messo sotto pressione tutto, insomma, perché poi a giocare di faceva la cosa che dà fastidio a Zeman è che c'ha sempre ragione. È vero, è vero, dà abbastanza. Senti, per l'anno prossimo invece Rudy Garcia, Rudy, chiamiamolo Rudy, che è più semplice, come ti sembra? Poi abbiamo solamente ovviamente una prima impressione di carattere prettamente a pelle. Sì, la conferenza stampa, che devo dire, mi sembra simpatico. Adesso, cioè, spero che sia anche bravo. Giustamente la prima cosa che fai è vendi Pjanic, vero? Tu Marco Giuliani, la prima cosa che fai è vendere Pjanic per ripartire alla grande? Certo, sì. Pjanic, sì, io lo vendo. Lo vendi? Se mi fanno un'offerta, sì, ma cioè, tu lo vendi? Lo vendo, ma se mi fanno un'offerta, sì. Tu sei per venderli tutti? Cioè tu, per te sono tutti sul mercato, a parte quello della classe 76 come te, ovviamente parliamo di... Chi tieni? Chi succede degli intoccabili? Degli intoccabili, beh sì, Marquinhos, intoccabile. Neanche 30? Ti offro 30? No, intoccabile. È una bella offerta. Perché di quello si parla, dei 30 si parla. È una bella offerta. Però qua dipende dai clienti della società, dipende da quello che la società vuole fare. Chiaramente se vendi Marquinhos devi comprare gente super forte. Però... andiamo invece a De Rossi. Com'è la tua posizione, diciamo, sul mercato? Perfetto. Cioè, è un bel modo, capito? Ma io lo dico, io lo dico veramente con a cuore profondo, aperto. Ma profondo dispiacere, perché a me, cioè, mi dispiace anche per lui. Da un certo punto di vista, poi anche le dichiarazioni che ha fatto, io le condivido assolutamente. Però detto questo, non forse un bene per tutte e due a questo punto, anche viste le dichiarazioni di insofferenza nei confronti della città che ha rilasciato Daniele dal ritiro della nazionale. Ma lui c'ha ragione, cioè è tutto vero, sì, mica sì. Ha detto delle cose, certo, che non sappiamo, certo. Cioè, insomma, si sentono abbastanza di tutti i colori su di lui, e sicuramente da fastidio, mi darebbe fastidio, insomma, anche a me, certo. Considerato che è uno anche che ha dato, però Roma funziona così, Marco, tu lo sai meglio di me. Roma proprio come città, dico, anche male, cioè funziona, anche lo so però anche male, Totti, per dire, all'inizio quando parlavamo di fare il karma, perché poi noi giochiamo la finale di Coppa Italia con la Lazio e la perdiamo, giochiamo la finale di Coppa dei Campioni in casa, unica squadra credo a cui è capitato questo, sì, al Bayern, e poi riverso pure il Bayern, sì, abbiamo perso, è vero, sì, abbiamo perso, per cui noi alla fine nell'occasione che veramente conta, alla fine la nostra storia dice che... Ma però mattiamo, ti dico, la città è, capito? Questo, perché anche Totti... non si tratta soltanto di perdere, capito, con la Lazio, la finale di Coppa Italia, che è un derby, diciamo che ci può anche stare, capito, psicologicamente, per quanto inutile sottolineare quanto io sia... Si sente dall'abbassamento della tua voce, sì, esatto. Anche in questo momento. Partito dalla cosa, però che ne so, noi abbiamo perso lo scudetto con la Sampdoria, con il Lecce, maledizione, e per cui dobbiamo veramente interrogarci sul perché succede questo con molta onestà. sta per partire la ciabatta, perché sento che ognuno, no, ma ognuno di noi cambiare
qualcosa, cioè capire cosa c'è in che questo, non va in questo senso, come vedi l'approccio nel della rapporto, società? Che come in tutti i rapporti d'amore, capito? Uno cerca di, capito, limare per però se lo fanno ti rompono le scatole perché dicono devi rimanere attaccata alle tradizioni, se non lo fai è perché devi comunque cambiare, perché come le se le tradizioni sono belle e brutte, insomma, una volta ci sono delle tradizioni assurde, che cacchio ne so, boh, ma adesso non mi viene in mente niente, però saranno state delle tradizioni assurde che adesso non sono più tradizioni perché erano assurde, sbagliate. Fa una piega, no, ma come la vedi l'approccio della società in questo senso? Il progresso è questo, insomma, uno deve tendere verso il bene, la positività, evidentemente. Che nel nostro caso sono vittorie a questo punto, non più... Nel caso nostro sono vittorie, si parla di vincere, perché poi, cioè, al di là degli schemi, degli allenatori, dei progetti, dei non progetti, il calcio alla fine sono i contrasti, vince un contrasto, fare gol a porta vuota, fare una diagonale difensiva fuori gioco, un passo indietro, un anticipo, scalare, cioè sono cose abbastanza in teoria semplici. In teoria semplici, sì, che vengono però poi sovraccaricate di tutta una serie di cazzate. E chiaramente ci perdiamo tutti quanti, capito? Ci perdiamo tutti e ci rimettiamo tutti quanti. Vita. Ci rimettiamo tutti quanti, perché le potenzialità la Roma ce l'ha sempre avute. Intanto ti leggo questa notizia che è arrivata adesso. Voglio restare per convincere Garcia, darò il massimo. Sai chi lo ha detto? José Angel. Un grandissimo. Cos'è, è forte, veramente. Guarda, su questo ti saluto, ti riprendo presto, così ci facciamo pure un paio di pronostici per l'anno prossimo a Garcia conosciuto, facciamo così. Tanto ti ringrazio. No, guarda, pronostici io non ne faccio mai, io sto sempre là col cuore, che vinca o che perda. Non c'è un dubbio quello, guarda Marco, che vinca o che perda. Un abbraccio grande, vabbè, ci vediamo. Ci vediamo questi giorni, poi ci risentiamo su RDS molto presto. Grazie Marco. Ciao, un abbraccio a Marco Giuliani.